sono atleti che d'inverno lasciano le piste per andare a correre liberi sui prati. O meglio, questa è la mia versione poetica. Le campestri si portano dietro la loro buona dose di disagio e di fatica. Terreni e condizioni meteo mettono a dura prova i corridori, che devono confrontarsi con situazioni a cui non sono abituati. Eppure, il fascino di queste corse è innegabile. Quando i migliori fondisti al mondo, a prescindere dalle discipline di elezione, calzano i codi lunghi e si danno battaglia in percorsi che hanno fatto la storia. A differenza delle altre discipline, nelle campestri non c'è un criterio oggettivo per stabilire il valore dei partecipanti. Quando mi iscrivo a una gara in pista, la prima cosa che faccio è andare a vedere i tempi degli altri. Chi è questo? Non lo conosco. È forte? Quali sono i suoi personali, sui 1500 oppure sui 3000? Nelle campestri questo non si può fare. Come si fa a dire che 10 km corsi nel fango, ad esempio, equivalgono ad altri su terreno asciutto? Oppure a non accusare nelle gambe gli strappi in salita della campestre di Villa Lagarina? Avete capito. Dobbiamo affidarci al confronto diretto. Questo qui mi ha battuto, dunque evidentemente era più forte di me. Oppure potremmo lanciarci ragionamenti un po' più complessi del tipo: se ho battuto questo tizio che in un'altra gara che non ho fatto ha battuto un altro tizio, forse in un'altra gara riuscirò a battere entrambi. Capito? Si tratta di un calcolo indiretto per stimare il valore degli avversari. Provatelo a fare con 2, 3, 4 persone. Con 10? 100? Con le migliaia di atleti che corrono le campestre in Italia ogni anno? Nah, meglio lasciar perdere. A meno di non aver sviluppato conoscenze matematiche e informatiche tali da spendere ore e ore della tua vita a creare un programma informatico che faccia calcoli al posto tuo e produca pure risultati plausibili. Già, signore e signori, dopo un mese di gestazione sono lieto di annunciarvi di essere riuscito ad ordinare tutti gli italiani che abbiano corso almeno una campestre quest'anno in un'unica grande classifica. Per avere un'idea di come funziona tutto questo macello e per sapere le prime posizioni, dopo la sigla. Ranking italiano del cross. Se vi ricordate, avevo fatto qualcosa di simile anche l'anno scorso, e in effetti il concetto di base è più o meno quello. Ma il programma è un po' migliorato. L'idea è quella di assegnare ad ogni atleta un punteggio che rappresenta il suo valore. Il primo prende 100 punti e gli altri un valore più basso. Questo per valutare le prestazioni degli atleti in maniera assoluta, perché se avessi lasciato il tempo oppure la media al chilometro non sarebbe stato un confronto valido. E che ci sta significa? Supponiamo che Crippa valga 100 ed io 85. Non così lontano dalla realtà. Questo significa che in una gara contro Crippa io vado in media all'85% della sua velocità. In media. Questo è molto importante. Non sono infatti dei risultati esatti, ma delle stime frutto di un'analisi statistica. Il programma assegna i valori che si adattano meglio ai risultati delle gare che ho messo nel database. In effetti non è solo un atleta un punteggio. Un atleta più punteggi. Esattamente quanti sono le gare che ha fatto. Prendiamo Yeman. Vi ricordo che sto registrando a fine gennaio 2020. Per ora Yeman ha fatto i campionati europei, il Campaccio e la 5 Mulini. E questo è anche l'ordine del livello della sua prestazione, ovviamente secondo questo programma. Il valore finale, 100, prende in considerazione tutti e tre. Non è proprio la media. Mettendola semplice, dovrebbe riconoscere quando ci sono delle anomalie nel punteggio, ad esempio quando c'è stata gara tattica oppure quando l'atleta ha fatto la botta, che è molto facile per i mezzofondisti. Il dio dell'atletica sa essere crudele. E dunque favorire un po' di più i valori alti. Vediamo cosa ha fatto al femminile Nadia Battocletti. Sì, stranamente lei è la migliore azzurra, chi l'avrebbe mai detto? Delle quattro gare che ha fatto, la migliore, ovviamente come per Yeman, sono i campionati europei. Poi 5 Moline e Campaccio, dove ha tenuto a lungo testa le atlete etiopi e keniane. L'unico risultato non convincente è stato la Varandeluppe di Tilburg in Olanda, dove è scesa sotto i 97 punti. Oppure, parlando come le persone normali, potremmo dire che è arrivata solo dodicesima. Ah, quella classifica non c'è entrata da sola nel database. Ce l'ho inserita io con le mie ditine. Insieme a molti altri risultati, altrimenti non ci sarebbero 7000 atleti qua dentro. Ma passiamo ad analizzare altre figate di questo sistema. Non è solo ordinare gli atleti, no. Metti di essere andato male a una gara. Non sei arrivato per niente come volevi, la tua prestazione non rispecchia il tuo livello. Ah, quanto sarei andato forte se avessi mostrato quello che valevo. Già, quanto? Questo programma ti dà la soluzione. Sì, è una media statistica e bla bla bla, comunque qualcosa ti restituisce. Abbiamo l'esempio perfetto. Sergei Policarpenko. Il buon Sergei ha fatto vedere di che pasta è fatto al Campaccio di quest'anno, però ai campionati europei di Lisbona è arrivato solo 61esimo degli Under 23.
Mano alla calcolatrice. Venne fuori che Lisbona aveva fatto solo 91 punti e mezzo contro i 96.6 della stima del suo valore. Se facciamo la divisione tra questi due valori e poi moltiplichiamo per il tempo di gara, viene fuori quello che ci saremmo aspettati. 25 minuti e 13, per intenderci, sarebbe arrivato 18esimo subito dietro a Sebastiano Parolini. Mentre se fosse andato forte come il Campaccio avrebbe fatto qualche secondo meglio e a questo punto sarebbe arrivato davanti all'altro azzurro. E questi calcoli si possono fare anche tra punteggi di atleti diversi. Non so voi, ma io che sono appassionato di numeri questa cosa mi attizza parecchio. Insomma ragazzi, ci starà a divertirsi. Vi avevo detto che il programma riconosce delle gare strane e di conseguenza tiene meno di conto quelle nel calcolare il valore finale. Questo perché ad ogni gara è associato un errore. E più i risultati di una gara sono anomali rispetto a tutti gli altri, più questo errore sale. E di conseguenza il valore finale di un atleta terrà meno di conto di queste prestazioni. Scusate la menata, ma dovevo un po' giustificare le ore che ci ho perso, no? Andiamo con la top 10 di fine gennaio 2020. Al maschile guida ovviamente il bronzo europeo Yaman Krypa, conferma la sua supremazia su Maro Arazin in grande crescita. Johannes Capinelli occupa la terza posizione, mentre Neka Krypa difende la quarta grazie alle buone prestazioni di inizio stagione. Poi sono tutti molto vicini. Osama Zoglami è quinto a 97.3, Ahmed El Masuri 97.1, Cesare Maestri dopo le grandi gare di Villa Lagarina e della Cinque Molini 97.0, e quindi Said El Othmani 96.8, Michele Fontana 96.6 e Sergei Policarpenko 96.5. Fuori da un soffio dalla top 10 mi dispiace tanto Jacopo De Marchi. Tra le donne domina incontrastata Nadia Battocletti. Federica Sugamiele difende con le ottime prestazioni di fine 2019 un secondo posto ancora non confermato sul campo, avendo Valerio Ruffino ottenuto punteggi leggermente inferiori nelle gare di gennaio, così da abbassare la media finale. Questa inversione di posizioni quindi prendetela con grano salis. Segue Federica Zanne 97.3, Martina Merlo 96.9, Nicole Svetlana Reina con l'unica partecipazione e vittoria in solitaria al cross di Luserna 96.2, e quindi in un fazzoletto Rebecca Lonedo 95.7, Angela Mattevi e Sara Dossena 95.6. Chiude la top Silvio Gioni 94.8. E ci abbiamo pure le classifiche giovanili. Il primo junior è Marco Zoldan, che ha superato da poco Francesco Guerra. Terzo Andrea Palumbo. Al femminile, Sara Nestola su Margherita De Mattia e Martina Cornia. Tra gli allievi è lotta serrata tra Elia Mattio e Mattia Campi, separati da pochi decimi di punto. Segue Nicolò Cornali. E infine, lo scettro delle allieve va nettamente a Greta Settino su Lisa Kerschbaumer e Beatrice Casagrande. La mia idea è quella di pubblicare una nuova classifica alla fine di ogni mese. E se non siete tra i primissimi, non vi preoccupate. Tenetelo nei commenti, vi darò i vostri punteggi delle gare, la vostra posizione e il vostro valore finale. Lo so, ci sono un sacco di assunzioni necessarie per rendere possibile questa classifica, ad esempio che i valori degli atleti rimangano pressoché costanti durante la stagione o che vadano tutti più o meno bene su ogni tipo di terreno. Ma nonostante tutto questo, i risultati sono incredibilmente plausibili. Non vi sto vendendo niente ragazzi, non ci guadagno niente. Sono io il primo a credere in questo metodo, che oltretutto, oltre a dare punteggi agli atleti, li dà anche alle gare. E se il tuo valore è superiore a quello di una gara, molto probabilmente quella gara l'avresti pure vinta. Fighissimo. E quali sono le gare di livello più alto in Italia, da novembre fino a gennaio? Cinque Molini batte Campaccio che batte Carsolina, con valori leggermente diversi sia al maschile che al femminile. Che dite, vi piace questo programma? Volete utilizzarlo e magari farvi la vostra classifica? Allora, sorpresa, c'è tipo un'ora di tutorial che ho caricato in un canale extra, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Una sola cosa vi chiedo, parlatene, diffondete il verbo, condividete, fate che tutto questo lavoro non venga sprecato. Il mondo deve sapere, soprattutto i piani alti della FIDAL. Ciao atleti, io sono in Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.